Dopo l'apertura della stazione metropolitana Garibaldi è la volta di Municipio, altro nodo strategico di interscambio tra linea 1 e linea 6 che collegherà la zona occidentale al centro della città. Sarà inaugurata entro la fine dell'anno ed avrà esposti al suo interno, ad una profondità di 30 metri, i ritrovamenti archeologici che hanno condizionato fortemente il progetto e l'andamento dei lavori. L'impresa fu avviata nel 2003 e con un'area di intervento così vasta rappresenta lo scavo urbano più grande degli ultimi decenni. La particolarità di questa stazione è sicuramente l'archeologia, perché sia all'interno della stazione sia all'esterno della stazione sarà visibile tutta la storia del sito, a partire dall'epoca romana ellenistica, con la ricostruzione di una sezione stratigrafica che prende appunto tutte le epoche in cui si è sviluppato questo sito, e in particolare all'interno tutta la parte viscereale, dove si svolgerà un grande spazio museale. Tra i ritrovamenti più significativi, la grande murazione di età vicereale, il molo di epoca romana e tre relitti di navi emersi dai fondali marini. La visita guidata al cantiere si inserisce tra le iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. In questo momento ci troviamo nel mezzanino. Alle mie spalle c'è il pozzo di discesa alle banchine di stazione con le scale mobili. Di fronte a me c'è il torrione dell'Incoronata, che è la prima parte della murazione vicereale che farà parte della stazione, che sarà la quinta sud di tutta la stazione. Insieme a quelli delle stazioni Università e Duomo, i reperti archeologici di Piazza Municipio hanno consentito di ricostruire la linea di costa della città romana e di ipotizzare che lungo tale linea si sviluppava la via trionfale che dal porto conduceva al Tempio dei Giochi Olimpici, ritrovato negli scavi della stazione Duomo. Il progetto complessivo, affidato alle mani esperte di due architetti portoghesi, coniuga la storia del sito con il disegno urbano moderno, rendendo la metropolitana di Napoli un esempio unico di arte, archeologia e architettura. Noi abbiamo stazione vivente dell'arte e questa invece è una vera e propria stazione archeologica. In questa stazione viene raccontata quella che è la storia della città di Napoli. La metropolitana ha un ruolo centrale nella politica dei trasporti di questa amministrazione. Noi speriamo che con tutte quante queste opere di ridurre la congestione in città, un po' alla volta chiaramente, quindi ridurre il traffico veicolare, faranno sì di avere una città più moderna, più vicina ai cittadini.